Ciao ragazzi, allora due parole veloci sul sorteggio di Champions League. Atletico-Juve sarà questo il turno degli ottavi di finale. La Juve giocherà la prima al Wanda Metropolitano, lo stadio dove si giocherà la finale, e il ritorno si giocherà a Torino. E, che dire, sicuramente un sorteggio sfortunato, un sorteggio duro, ma l'Atletico è l'unica squadra forse che ti può impensierire su. Perché è una squadra che non ti fa giocare, che non sai veramente a volte come si trova in vantaggio, ma si trova in vantaggio perché ha giocatori molto forti in attacco, che sono Griezmann e Diego Costa, ma è dietro invece molto solida, quindi una squadra veramente che ti dà fastidio, soprattutto nelle doppie sfide, in queste partite così, magari anche chiuse, ecco. Detto ciò, però, non dimentichiamoci che sei la Juve, che quest'anno hai una squadra, seconda a tutti per poter vincere la Champions. E quindi devi provarci fino in fondo, non puoi farti impensierire da nessuno, insomma, poi, e te la devi giocare anche se è molto dura, sarà una data di ritorno molto aperta tra due ottime squadre, secondo me due squadre che potevano comunque arrivare in fondo in Champions e una delle due saluterà. E devo essere anche onesto nel dire che l'Atletico preferisco sempre affrontarlo in una doppia sfida piuttosto che in una finale, perché l'Atletico è una di quelle squadre da evitare nelle gare secche, ecco. Io eviterei le spagnole in gare secche sempre. E quindi è così, quindi questo è il mio pensiero, ragazzi. C'è poco da dire, è andata sicuramente meglio la Roma, anche se la Roma è in una situazione tale che non so quanto possa essere andata meglio. Chiudo qua questo video, ciao ragazzi, vi do appuntamento con i prossimi. Ciao!